Allora, faccio un inciso un attimino, un secondo. Ho letto un po' di giornali questa settimana e mi è un po' dispiaciuto. Io ho lavorato 7 anni con Marotta e Paratici, che sono al vertice del calcio italiano. Tantissime volte noi abbiamo cambiato idea nell'ultimo secondo su un giocatore che non mi piaceva, un giocatore che non si... E così abbiamo fatto con la mia società quest'anno. Abbiamo discusso su alcuni giocatori, abbiamo preferito ad aspettare. E ho letto delle cose che mi sono molto dispiaciute, no? Perché è normale che uno fa delle scelte, delle volte, e poi un attimino si ferma in tutti i, tra virgolette, i inizi di una stagione, un inizio di un calciomercato. Ho letto un attimino delle cose che un po' mi sono dispiaciute. Vorrei chiarire questo, che anche all'ultimo secondo noi cercheremo di creare delle situazioni che ci vanno favorevoli. Può darsi che una non è andata favorevole, può darsi che l'altra verrà favorevole. Poi un'altra cosa, io sono un allenatore, voi siete stati a Cascia, io sono diretto, se c'ho da dire qualcosa ad Angelo lo dico, ma per me è lì finita la storia. Non creiamo un caso, capito? Se io ho da dire qualcosa a Annibale o a Beniamino, glielo dico. Non voglio essere passato per un allenatore che fa... sono questo. Tutto per l'interesse di che cosa? Per l'interesse dell'Avellino Calcio. La mia società sta facendo di tutto per aiutarmi, per mettermi in condizione dei giocatori che voi già conoscete, no? Voi che avete vissuto con me a Cascia. Sappiamo che stiamo aspettando, allora dico no, aspetta un attimo, non lo prendiamo, aspettiamo, vediamo questo. E poi, ecco, chiuso l'inciso, e qui ho finito. Parliamo della partita? Eh? No, parliamo della partita, Annibale inizia lui. E poi tra l'altro io e Enzo e Maximiliano decidiamo tutto. Andiamo a prendere la pizza, mangiamo la pizza. Non abbiamo mai litigato, però al di là di questo... Anche con mia moglie ogni tanto ci litigo, ci mancherebbe. 40 anni però siamo sposati. Senti, parliamo di calcio. Sarà un caso, ma insomma praticamente la cultura entra anche nel calcio. Mi permetto di fare questa riflessione. Nel senso che si passa da Matera, capitale della cultura, esatto, a Verona, che è un'altra città che ha fatto tanto. Però stavolta... Anche a livello culturale, no? Appunto, dico, però stavolta la sfida è sul campo. Che chance ha l'Avellino, perché poi eventualmente in base ai risultati di stasera si potrebbe risalire a Verona contro l'altra squadra della città? Noi la stiamo preparando bene la partita, insomma, l'abbiamo preparata bene e so benissimo le difficoltà che possiamo avere, perché anche loro è la prima partita che fanno ufficiale in casa. È una partita che noi non vogliamo fare la controfigura, vogliamo andare lì a giocarcela, perché abbiamo tutto per poter far bene, insomma. È chiaro che incontriamo una squadra che l'anno scorso è salita, che ha cambiato, mi sembra, 4-5 giocatori, però è una squadra che noi vogliamo non far bella figura, vogliamo cercare di giocarcela, come del resto è. Ecco, mister, hai fatto questo inciso, hai fatto benissimo, perché si sa, fare è sempre una cosa positiva. Nello stesso momento però questa situazione si è venuta a creare in settimana, un po' avvelenato l'ambiente anche per pressioni esterne. In questo momento tu sei considerato da tutta la tifoseria, da tutta la città, da tutta l'Irpinia, il vero leader di questo Avellino, l'emblema. Te la senti di lanciare un appello, un messaggio per cercare di ricompattare l'ambiente, essere tutti uniti e d'accordo per il bene di questa squadra? Ma ricompattare il nostro ambiente no, perché siamo tutti compatti. E tu dici altre. Io credo che in un inizio di stagione, ascoltatemi, quando io ho detto ho vissuto 7 anni, ho vissuto con delle persone che hanno inizialmente avuto delle difficoltà, no? E poi sono al vertice del calcio italiano. Noi stiamo costruendo qualcosa di importante. È chiaro che gli obiettivi nostri ci vuole un attimino di pazienza per poterli arrivare, perché io credo che i sacrifici li stiamo facendo un po' tutti, no? La società, il pubblico. Io dico, io sono il garante di questa, perché io sono convinto che alla fine
sia io, sia la mia società, sia lo stesso pubblico vogliamo soffrire meno, ma in primis è la mia società che vuol fare le cose fatte per bene. Che se poi inizialmente si è pensato a una cosa, poi si è rivalutata un'altra cosa, non si può creare un caso, no? Per un giocatore o due. Asensio, no? Adesso che tu Asensio viene del 78, è uno che deve crescere, ma è un giocatore che ho voluto io, ha voluto Enzo, perché siamo andati lì, abbiamo visti che ha grande qualità, no? Però ci vuole il tempo, no? Dalla primavera a passare in prima squadra ci sono i tempi dovuti. Poi se si dimostra di essere più bravi di Ardemagni o di questo o di quell'altro, io sono il primo a metterlo dentro, ci mancherebbe, però nello stesso tempo è un giocatore che noi ci teniamo a far bene, insomma, quello che intendo. Garante, sì, mi siedo sulla panchina come sono seduto qua, io sono il garante di tutti, però sono convinto che l'insieme di tutto noi siamo una pigna, no? Come si dice, la pigna è bella compatta, noi siamo compatti, però che voi dovete scrivere è giusto che lo fate, ci mancherebbe, io non faccio una critica a nessuno, però noi stiamo cercando di costruire qualcosa di importante, di soffrire meno, ecco quello che voglio dire. E il garante, sono un garante, come si è in banca, no? Si va in banca e faccio le fiduzioni, va bene? Ok? Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di calcio. Parliamo di calcio. L'ultima domanda sul calcio è quella di calcio. Volevo chiedere, la settimana scorsa, prima della partita con Matera, ha detto si stanno avvicinando alla società a fare di tutto per Morosini e Martizza. Martizza è la parola d'ordine. Continuare a vederla, lei immagino che sia proprio per questi calciatori che lei viene possono far fare il salto definitivo di qualità. E poi sul campo le volevo chiedere, Ardemagni è entrato alla grande, Spolver nella partita della primavera, c'è però anche Cassato che ha fatto bene, potrebbe essere il 4-4-1-1 a questo punto della situazione. Ricordati che io difficilmente cambio una squadra che vince, con molto rispetto per tutti. Sono un allenatore che do continuità, no? A quelli che hanno, ma è chiaro che ci sono dei giocatori che è rientrato la grande Matteo, adesso vediamo un attimino, però al di là di questo devo dire che sia D'Angelo sia lo stesso Castaldo hanno fatto benissimo, ecco. E su Morosini e Martizza, sì, adesso le stavo arrivando. Beh, sono giocatori che la mia società sta facendo di tutto per potermi riprendere, ma stiamo qua, ecco perché vi dico non dobbiamo avere fretta, perché dura fino alla fine di agosto, no? E sono convinto che alla fine la mia società, è chiaro che noi puntiamo a prendere l'Audi, no? Come macchina, l'Audi ci vogliono 6 mesi per pigliarla, allora adesso non pigliamo, aspettiamo un attimino. Parliamo di... Vabbè. Allora, Pecorini titolare giovedì nella partitella, nell'iniziale può essere una possibilità concreta per domani? Ci può essere, perché al di là di questo voglio vedere anche alcune... O il primo o il secondo tempo potrebbe giocare. Mister, l'anno scorso la girone di ritorno, quella con Verona, secondo me è stata la prestazione più bella della di tutta la scorsa stagione. Verona è cambiato poco o nulla rispetto all'anno scorso, forse si è addirittura indebolito. Nel tridente offensivo però... C'è un giocatore straordinario. C'è Daniele Verde che potrebbe esserci dal primo minuto. Non c'era neanche Pazzini, se ti ricordi. Sì. Pazzini, devo dire... Daniele Verde innanzitutto lo devo ringraziare per quello che ci ha dato. E veramente ci ha dato... Ha fatto 7 gol e ecco perché dico aspettiamo un attimino il calciomercato, perché ci vuole un giocatore un po' di qualità tipo Daniele, ecco la risposta. È una squadra che io li ho visti giocare, è una squadra che Daniele si sta inserendo bene, ha fatto una bellissima partita con la Sampdoria e devo dire che Pazzini ha cambiato poco giustamente,
Però sai, il campionato di Serie A è un campionato diverso di quello della Serie B. Essendo una squadra che gioca molto bene a calcio e c'è questo Bessa che si inserisce tra le linee, è una squadra che potrebbe trovarsi meglio in Serie A che in Serie B. Però dobbiamo fare una bella partita. Sì, sì, sicuramente. Sicuramente perché Bedaoui, ricordatevi che è un giocatore che ha due giornate di squalifica, insomma. E devo dire che Falasco in quel ruolo lo sta facendo bene. Finito? I convocati abbiamo. I convocati fra un pochettino, fra un po'. Devo verificare alcune cose ancora. Paghera sta lavorando come tutti.